Prima di incartarlo vorrei darle ancora una guardatina. Ancora? Ma dico, ci avrà tempo a casa per guardarla. Buongiorno, sono Alessandro. Io c'ho altri clienti. Sì, ma non vorrei che... Non vorrebbe che cosa? La carne? Vabbè, me la mangio. Oh, ma che fama, tacchione. Zia. Ogni lasciata è persa, eh? Bisogna stare così attenti con mio marito. Il dottore gli ha detto, maestro, se la carne non è di prima qualità... Ah, perché gliel'ha ordinata il dottore? Oh, sì, sì. Ha detto, mangio di giorno e vitello di sera. Vorrei conoscerlo, sto dottore. Non si sente bene? No, così? Io mi sento benissimo. Soltanto vorrei sapere quanto dura la cura. Oh, speriamo poco. Io ci spero molto. Spero pure io, signora, perché vede, tante malattie si risolvono così, tutto un botto, paffede, e poi non ci si pensa più. Solido fegato? Sì, ma tenere e buono. C'è un fegato che è una meraviglia. Ah, finalmente ce l'abbiamo fatta. Accidente, adesso è più lunga l'altra. È lui, eccolo là. La signora Marina ha telefonato a svegliarla. Sì, è svegliami, andiamo, svegliami. Ci ha pensato il falegname, lo vedi? Adesso le porto la colazione, sa? I panini all'olio ci sono? No, i panini all'olio non ci sono. I panini all'olio non ci sono. Che casa, come soffro. Andiamo, sbrigati che il maestro mi aspetta. Ho la lezione di canto, io sai. Demonio! Ma che ti chiede di impressionare? Ma perché t'affanni, vecchio? Bagucco, riposati, no? Io all'età tua lavoravo dalla mattina alla sera. Vecchio, mi inganni. Ma che fai con quella sega? Antareggi in piedi. Io per regola tua mi sento più giovane di te. Sono piccolo, ma tutto muscolo. E se la vuoi fare a cazzotto, sono sempre pronto. Vuoi fare a cazzotto? Stride la sega, batte il martello. No, no. Dio ti benedica. Non fiasi il petto, il braccio snello. Salute e forza, chiede decoro. Viva il lavoro, viva il lavoro. Di un po', chi te l'ha insegnata questa canzone? L'ho imparata da bimbo, babbo. Viva il lavoro. Sembra scritta apposta per te. Perfettamente, babbo. Ecco, il mio primo pensiero è per la mogliettina. Grazie. Però tu non hai pensato ai panini all'olio per il tuo maritino, eh? Quando sono passata al forno erano già finiti. Beh, ma bisogna pensarci prima, lo sai che la gente non ha più freno. Mangiano tutti i panini all'olio, mangiano. Ti ha ringraziato il babbo? Di che? Ma come, gli abbiamo lasciato la camera a nord e noi sempre a sud. Che non ne risenta la mia voce, Marina, per carità. Ai miei. È venuta la signora Sonia a prendere sì, la carne? È venuta. Beh, è rimasta contenta? Lei sì, ma papà... Che? Ma che cos'ha quel babbo? Va bene, signor Alessandro, eh? A te va bene. Sì, non mi lamento. Ci mancherebbe pure che ti lamentassi. Prego? No, dico, ci mancherebbe pure che ti lamentassi. Ah, no, no, no. Il dovere di marito, quando è che lo fai? È chiaro? Oh, parla con me. Chiaro? È chiaro? Senz'altro. Senz'altro che cosa? Babbo. T'amo, Pio Bove. Guarda come t'hanno ridotto. Addio. Amore di Rodolfo. Ciao. Alla scuola va il bambino, va nei campi il contadino, va al macello il macellaio e il cantante va a cantare. Rosa? Sì? Portami mezzo bicchiere d'acqua, un cucchiaino e uno spicchietto di limone. Sì, subito. Oi là, bicarbonato. Ha digerito bene, babbo? È difficile a digerire qui dentro. È per forza, trippa oggi, gnocchi ieri, stufatino con sedani domani. Perché non ti piace la cucina di questa casa? Ottima, babbo. Pesante però. Ah, sì. La cucina romana è difficile a digerire. Perché all'estero stanno tutti bene? Perché hanno una cucina delicata. Anche in America? Ma certo, mamma. Prendete Parigi, per esempio. Fanno dei piatti leggerissimi, ma pieni di sostanze e di vitamine. E sono le vitamine che contano, mamma. Per esempio, non so... Le filet al oignon. E che sarebbe? Cipolla, babbo. Oignon a Parigi e cipolla a Roma. Le filet al oignon, che serve per profumare il tocco di latte immerso nel tocco di carne, e poi buttateli a caso mazzetti di timo, di lauro. E una cosa che non usiamo mai, i chiodini di garofano. Noi il garofano lo mettiamo in tanti sughi. Sì, sì, ma non i chiodini. No, e allora che? Ma scusa, secondo te... Sì? Come sono fatti i garofani? Me lo sai dire per cortesia? Ma certo, babbo. Avanti.
I garofani sono quei fiori bianchi e rossi, con le foglioline sfrangiate, lo stelo lungo e verde, i bocciolini. Che diamine. E nel sugo ci mettiamo quelli. Già. Hai capito, Mim? Io non ce l'ho messi mai. L'useranno i tedeschi. Oddio, ecco qua, mi ringrazierete di sta carne. È una vitellina da latte tenera come la ricotta. Fatela. Alessà, noi siamo qui. Ah, sì. Poco ci siamo tutti, arrivano Gigi e Peppetto. Ah, che beh. C'è una festicciola in famiglia? No, no, non è una festicciola, ma è una cosa come se fosse una festicciola, insomma. Oggi abbiamo un pranzo speciale. Ah, sì? La coda alla vaccinara. La coda? Alla vaccinara. E cosa che l'è? Un piatto romano, come vuoi a Torino? Che ci avete a Torino? La bagna cauda? Eh già. E noi a Roma abbiamo la coda alla vaccinara, dammi la giacca. Leva con la carne e metti la ghiacciaia. Pensi che io da ieri sera non ho mangiato e stamattina sto solo con caffè. Proprio per mettermi sa a tavola con quell'appetito. No, non avrei mai immaginato che dalla vaccina si potesse mangiare anche la coda. Guardi, per me le vaccine dovrebbero avere una zampa e quattro code. Papà, ecco Gigi e Peppetto. Beh, monsieur Alessandro, buon appetito e cerea, eh? Grazie. Chiudemolo. Su, verti ragazzi, che io ho una fame che aspetta la coda a casa e non la faccio più, eh? Su la terra cinese, via. Certo che se oggi non ci fosse il maestro sarebbe proprio una bellezza, eh? Mi sembra che Rodolfo abbia detto che oggi si riposava. Magari. Eh sì, un po' di riposo ce l'ho. Oh, e se mangiamo la coda in pace? Come un colpo di cannone! Ma no, il cannone, la trabocca scoppia! Alla fin trabocca scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione! Come un colpo di cannone! A tavola, a tavola! Come un colpo di cannone! Ho preso, è tutto pronto, una grande sorpresa! Vieni qua, è quella lì? Ha voluto far da mangiare la signora e mi ha mandato dal pizzicagnolo a comprare un'infinità di intrugli che ha scritto lei. E chi ha pagato? Il pizzicagnolo ha scritto tutto sul conto suo. Che? E la coda? L'ha buttata? Dice che lei faceva impressione? Che? Mamma, noi andiamo da là, eh? Quando è pronto ci chiami. E poi ho preparato una blanchotte de veau da svenire. Lei non ha mai mangiato la blanchotte de veau? No. No? È una specie di fricassé, un bianchetto di vitello. Ci si mette burro, rosso d'uovo, crema besciamella. Anche la crema. È un dolce. Oh, no. E si aggiunge un poco di sugo di limone, tanto per fare impazzire la besciamella. E si serve con contorno di champignon. Il tutto con l'odore d'oignon. Mizzica. Ah! È necessario qualche volta aggiungere anche un pochino di brodo consumato. Sentirò che brivido. Altro che la vostra coda alla vaccinaia. Mi ringrazierà. Brava, brava. Modestamente io conosco tutte le cucine internazionali. Proprio tutte? Oh, sì, sì. E allora lei, signora, ha fatto male a venire qui. E dove dovevo andare? All'ascia o raddoppia dovevo andare. Oh, monsieur Alessandro, mi che schifo. Io raddoppio intanto. Senti un po' una cosa. Leva la mano. Mi scusi, maestro. Sì, babbo. Via qua della. Permettetemi, maestro, che c'è, babbo. Mamma, ci mancava pure questa. Ho l'impressione che le blanchate de veau non piace in questa casa. No, bisogna che finisca sta commedia. Non te basta il maestro, adesso pure quella vecchia faccia finta. Maestro, andiamo. Credi? O ne sono certa? No, noi togliamo l'incomodo, signora. Oh, ma che gli pare che è incomodo? E questo è suo, eh? E quando avrà assorbito tutta l'acqua, e ci metta del sugo di limone. Dove? Dans le blanchate de veau. Ah, sì, sì, come gli pare. Basta con le chiacchiere, sono 3 anni che dici sempre le stesse cose. Scusi, signora. Ne ha pacco, eh? Oh, ma che sventata! Mi portavo via il grembiule. Je suis tellement distraite. Oh, Edmondo, caro, aspettami. Oh, mamma, ma che ha detto? Oh, che confusione. Ecco, se ne sono andati. È contento, babbo. Io non l'ho cacciati. Ma insomma, vi sembra giusto? Vengono 2 persone a casa mia. Casa tua? Beh, a casa nostra. Casa nostra? E beh, di qualcuno sarà questa beh, casa. Beh, se premetti, la casa è mia. Sarà? Eh? Ma insomma, non è giusto, babbo. Che vergogna mortificare così le persone. Papà! È contento, babbo? Io, eh? Povera Marina. Hai detto bene, povera Marina, perché peggiore disgrazia non gli poteva capitare. Che disgrazia, quella babbo? D'aver sposato a te. Ma sai che ti dico? Da oggi in poi basta. O cambi vita o te ne vai. Mi manda via, babbo. Io non ti mando via. Ma le cose sono due, o lavori o te ne vai.
Io me ne vado. Ma la responsabilità è la sua. Siete tutti d'accordo? No. Tutti contro uno. Ah, bravi. Alessà, ma che hai fatto? Ho fatto quello che dovevo fare da tanto tempo. Non gliela faccio più a manda giù veleno. E da oggi in poi dentro sta casa chi vuol magnà deve lavorare. No. Deve lavorare. Ah, no, no, niente scusa, La mia signora è offesissima e non accetta scusa. E lo dice a me, ma chi offende i miei amici offende me. Quando ve siete andati via, io gli ho detto il fatto suo, ho preso la porta e ta! Ta che? Me ne sono andato. Dove? Via, da casa mia. E sono venuto qui, alla casa del mio maestro. Io da qui non mi muovo, io da qui non mi muovo, oh! Oh, caro ragazzo, non bisogna essere impulsivi. Io ho una famiglia sulle spalle che non si perde certo di comprendere i miei sacrifici, specialmente il babbo. Ma cosa vuole che se ne intenda lui di studio? Sta sempre a tagliare fettine. Io devo dimostrare che questi 3 anni di studio sono serviti a qualche ma cosa. Ma tu gliel'hai detto che io ti posso far debuttare quando voglio? Ma come non glielo ho detto? Ma lui non ci crede, c'è lei fa debuttare proprio nessuno. Oh, questo dice. Hai sentito, Sonia? L'ho sentito, Edmondo. Ah, questo dice. Eppure peggio. Ah, e allora, quando è così, dimostreremo a tuo suocero chi è il maestro d'Aragona. Chi è? Il solito raccomandato. La voce non gli manca, eh? Sì, sì, la voce l'abbiamo tutti, ma cantare è un'altra cosa, soprattutto in questo teatro. Magari per una sola sera, per dare una soddisfazione alla famiglia. Sia buono, lei mi capisce, poi anch'io devo vivere. Sì, sì, la capisco benissimo. Vediamo un po' una serata popolare. Ecco, una serata popolare. Vediamo nel mese di maggio che opere ci sono. Qualunque opera, le conosce tutte. Nell'audizione sembrava soddisfatto. Eccomi, ha detto... in maggio. Bene. Grazie tanto. Eccolo. Maestro, com'è andata? Ci siamo. E sai in che opera debutti? In che opera? Nella Traviata. Alfredo. No, quella è tenore. Il padre. No, quella è baritono. E che ci faccio? Il dottore. Ma Violetta si ammala alla fine dell'opera. Certo. Vuoi farla morire al primo atto? Ma io no. Ma non sai che debuttare nel ruolo del dottore è una grande fortuna. È una grande fortuna debuttare nel ruolo del dottore. Ora, il portiere mi ha dato questa lettera per la signora Marina. Dice che gliel'ha lasciata il signor Rodolfo. Dai qua. Ma non è indirizzata a te. Lo so. Ma è per la signora Marina. Ho detto che lo so. Ma dove devi andare? Va, cammina. Prego. Alessandro, non si può. So anche che non si può. Lo so che non si debbono leggere le lettere degli altri, ma io sono il padre, hai capito? Ho il dovere di difendere mia figlia, se permetti. È aperta voi. Oh, vedi, fa tante storie. Si scorda pure di chiudere le lettere. Ah, perché uno che si scorda di chiudere le lettere è un povero figlio. Sì, perché non ci sta più qua la testa. Ma quale testa? Ma che c'ha la testa quello? No, sì, buona, non è mica educazione di commettere la testa nelle lettere degli altri, no? Dottore. Il dottore? Ma allora è malato. Dai, buona. Ma è successo qualche cosa? Sì, buona, te sono state zitta mezzo secondo, fammi legge, sì, buona, state zitta, dopo ti spiego tutto. Sembra impossibile. Comunque, a cacciarlo via da casa gli ha fatto bene, hai visto? E anche al maestro, Non ha più sentito l'odore del filetto e si è deciso. Io non so se è vera sta cosa. Insomma, tuo genero debutta al teatro dell'opera nella Traviata, nella parte del dottore. Ah, Marina! Che succede? Che succede? Calma che non si succede. Non devi gridare, Marina. Sì, sta sì. Male qualcuno? No, non sta male nessuno. Voi siete peggio di vostra figlia. Però succede una cosa sensazionale, insomma, se è vera, vero? Il vostro boia, il basso, il cantante, pare che debutti all'opera. Ma è vero? Sì, è vera la lettera. Sembra di sì. Ma questa è una buona notizia. Beh, oddio, una buona notizia. Allora qui dentro torna l'allegria. E allora il babbo si è convertito? Era così contento. Non ci voleva credere, eh? E tu? Io ci ho creduto sempre.
quanto ho sofferto. La colazione è pronta? Panini all'olio ci sono? Servizio completo. Il filetto per la signora Sonia, mi raccomando, controlla tu il peso, che il babbo tende sempre a risparmiare qualche grammo. Non dubitare, e la sera del debutto ci sarà per te una grande sorpresa. La mamma me lo ha promesso. E zitta? Oh, zitta? Chi adora le sorprese? Ai miei! Chiara? Chiarissima. E oggi ci sarà anche il direttore d'orchestra alle prove, mi sentirà. Come va, signore? La tisina le accorda che poche ore. No, no! Ma cosa fa, un'ottava sotto? Ha capito, maestro. Mi dice chi gli ha insegnato a cantare in questo modo. Eccolo là, maestro d'Aragona. Lo perdoni, signor direttore, è l'emozione. Ma che emozione, maestro? Ma è la voce, perché non va? Signor direttore, penserò io a inquadrarlo come si deve. Ecco, bravo, se no lo inquadro io. Senz'altro, maestro, senz'altro. Maestro, io vado. Ma sì, come sì, se non abbia finito? Tutti. L'ultima scena si ripete solo alla prova generale, tanto nessuno canta. Benissimo, andiamo, maestro, signori. Benissimo. Ma come? Aspetti un momento, ma come nessuno canta? Ma che vuol fare adesso? E quello dice che nessuno canta all'ultima quello scena. Quello è uno dei più grandi direttori del nostro teatro lirico. Va bene, sarà un grande direttore, ma dice che nell'ultima scena nessuno canta. Fonardi. La Traviata fu data per la prima volta al teatro La Fenice di Venezia la sera del 6 marzo 1853. 53, esatto. Oh, e da quella sera, sì, forse per parire espresso dello stesso Verdi, la frase è spenta, non è stata più cantata. Perché l'avrà cantata male il basso di quei tempi, però? In tutti i tempi ci sono stati dei bassi canti. Che c'entra io adesso per questo? Non... Per questo lei non deve più cantare, deve stare zitto. Ci siamo intesi? Ma come ci siamo intesi? Caro ragazzo, ma maestro, qui mio, bisogna chiarire. Caro... Mi no, permette? Aspetta. Ma quello scherza, vogliono scherzare. Certo che La Traviata è una bella opera. C'è quella scena quando lui ci dice, questa donna io l'ho pagata. Quanto? 260. Oh. Grazie. Una fettina di manzo senza nervi, mi raccomando. Questa è quella che fa per voi. E vostro genero, che parte falo? Il dottore. Il dottore? Sì. Ma non mi ricordo che romanza canta. Boh. Sì. Quando lei muore lui ci dice che non c'è più niente da fare all'ultimo atto. Sì, mi ricordo. Insomma, non è un granché, ma è una parte di responsabilità. E per un debuttante è già qualcosa, eh? Boh, sentirete che roba. Peccato che io a teatro non ci posso andare. No, ma io parlo della carne, questa la garantisco. La Traviata, ma che Dio ce la mandi buona. Vedesse uno dopo 20 anni che abita dentro una camera, tutto un tratto, paffete, strattato. Glielo avevamo promesso da tanto tempo. Meglio di stasera. Oh, pensa quanto è contenta Marina. Io penso sì, se fosse stato per lei, non mi sarei posto manco con i carabinieri, eh. Intendiamoci. Diubbo, la cravatta mia farfalla, dove sta? Sta nel primo cassetto. No, nel primo cassetto ci sono solo camicie. Guarda nel secondo. Ecco, nel secondo tutte cravatte lunghe, c'avevo due farfalle, una nera e una blu. Che mi metto per andare all'opera? Ma te la cerco io, va. Cercamela te, perché sennò io non ci vengo. Ci andate voi. Io non muoio, fa canzonà. Poi dicono che sono un macellaio con la cravatta lunga. All'opera si va. A me. Questa poltrona bisogna metterla addosso al muro. Se la vede tuo padre che zoppica, acchiappa la siga. Io poi vado a finire per terra e quando mi rialzo. Ma Rodolfo non esce a ringraziare il pubblico. Ma che deve ringraziare? Siamo arrivati al terzetto e quello non ha ancora aperto bocca. Beh, proprio niente, no. Qualcosa ha detto. Ha detto Fiavero. Speriamo Fiavero che riesca a concludere qualche cosa. Certo che fino adesso ha cantato sempre in coro. Ma se l'opera è così non è mica colpa sua. Ah, beh, oddio, è colpa di Verdi, eh. E poi vedrai, nel quartetto canta tutto lui. Ah, sì? È vero? Proprio tutto no, ma è certo che nella scena della morte di Violetta il dottore ha una grande importanza. Ma come, chi è? Il Gerro del Macellaro, quello che c'ha il negozio di faccia al chiosco del giornale mio, no? E quella ha sposato la via e vorrebbero fargli far macellaro, ma lui con la voce che c'ha ti pare che si mette a tagliare la carne o se tira il quarto atto che te combina. E che personaggio fa? Ma come che personaggio fa? Far dottore, quarto atto è tutto mano sua. Ho parlato con i dirigenti, sono tutti soddisfatti. Come? Zitto, non fiatare, pensa che hai il quarto atto da fare. Sì, benissimo, sei andato benissimo, Tony, giusti, tempi perfetti, padronanza di palcoscenico. Attenzione! Inizia il quarto atto. Ha sentito quello? Beh. Inizia il quartetto. E cosa vuoi, che ripetesse il terzo? No, ma il quartetto è l'atto mio. Si capisce. Se i dirigenti sono soddisfatti di me e io non ho cantato ancora, figuriamoci dopo. Figuriamoci dopo. Fatti un gargarismo, fatti un gargarismo. Sì, il gargarismo. Aspetta, il cappello, presto, presto. E gli occhiali. I polsi. Ma perché non ci ho pensato prima, i polsi? La barba. Dove? Se l'avevi qui. Ecco qui. Come sto? Benissimo. Io vado. Sì.
Lotisino Leaca. Ha sentito, la faccio uno passo. No, per carità, cantala come l'ha scritta Verdi. Non le accorda che poche ore. Prende lei? Sì. Grazie mille. Maestro Santilli, ha sentito? Sì, ho sentito. E che mi dice? Non le posso dire niente ancora perché deve rientrare in scena. Ma per quella è spenta. Maestro, io la farei un'ottava sola. Rodolfo. Oh? Oh? Te l'avevo detto di non cantarla un'ottava sotto. Proprio lei dice questo. È perché nessuno ci arriva a quelle note. Oh. Anche lei è geloso, maestro. Sì, 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 è geloso. Avanti, mi tagli la gola. Ma l'ho tagliata la parte, mi tagli anche la gola. È una vergogna. È una vergogna per un basso professionista. Devi essere contento di quello che hai fatto, ma è già troppo per un debuttante. Sì, ma io mi sento sicuro, io sono un grande artista, io sono. E lo dici a me. Sono 3 anni che vado gridando a tutti, quel ragazzo sarà qualcuno. Certo che sarà qualcuno e questa sarebbe stata la mia grande occasione. Sì, ma adesso calmati e pensa a quello che devi fare. Ma che devo fare? Non ho niente da fare. Sì, attenzione. Da bravo, su, dice, da bravo, ricordati che sei un dottore. No, io sono un artista. Sì, 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 un artista dottore. Crede sia meglio? Ma va in scena, va in scena! Ma io... Hai capito? Non ma volevano far fare. Cosa ha fatto? Lo sente? Ha sentito? Ho sentito. Sente, sente, sente che applauso. Hai capito? Che fenomeno. Che nota che ho preso. Eccolo. Eccolo qui. Ha sentito? Sì, ho sentito. Che mi dice? Togliti la barba. Subito. Che faccio? Ma la rimetto? Eccola lì. È rimasto contento di me, maestro? È spenta. Sei contento? Insomma, sei... Quando ha detto hai spento, mi è proprio piaciuto. È vero, signora? Oh, sì, sì, è stata una grande sorpresa. Una cosa simile non me la sarei mai aspettata. Che cosa, signora? Ma niente, penso al mio Edmondo. Oh, mamma. Vai presto, andiamo, perché se ci trovano sono rovinato, sono rovinato. Non potrò più entrare qui al teatro dell'opera. Ecco. Sarà contenta la mia famiglia, il babbo soprattutto. Oh. Povera Marina, lei ci sperava tanto. Basta, non canto più. Ma che, sei matto, tu devi cantare, tu sei nato no, per questo. No, no, ma no. Lo capisci o no? Hai studiato 3 anni, ne studierai altri 3, ma di qui non si scappa. Perché? Che vorresti fare? Tu devi cantare e... Oh, è vero, e se non canto mi devo alzare all'alba. E quelli sarebbero capaci di mandarmi a lavorare. Quelli il macellaio mi fanno fare. Chi è? Chi è? Se non uscite subito, l'ordine di scaraventarvi fuori. No, grazie, usciamo subito. Subito, 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 subito. Lo smonto, sì. Me vesto. Rodolfo! Bravo, bravo! Oh, Marina, Marina, io non... E anche lei, maestro. Andiamo, andiamo, ci aspettano al bar. Chi? Papà, mamma, la signora Sonia, tutti. Ma non è meglio andare a casa? No, no, papà vuole brindare subito al tuo debutto. E dove sono? Sono là, andiamo. No, dove? Come ci sono? Presto, che daranno il Mefistofele. Sì, è vero, nel Mefistofele ce lo vedo in pieno. Sì, nel Mefistofele ci starai proprio bene, vero maestro? Calma, non dobbiamo ubriacarci. Il successo non deve farci perdere l'equilibrio, se no si cade e non ci si rialza più. È giusto. E allora cosa si deve fare? Attendere e studiare. Ancora? Ancora. Ma lo sapete quanti anni ho studiato io prima di debuttare? 7. E lui quanti anni è che studia? 3. Ecco, e allora? Facciamo i conti, signori miei. La matematica non è un'opinione. Mi permette, babbo, 4 e 3, 7. I conti tornano, tempo, al tempo. Non ci ubriachiamo, altrimenti perdiamo l'equilibrio e andiamo a finire per terra, come ha detto lei.
perché qui i conti non tornano neanche... Insomma, qui i conti non tornano per niente, perché gira gira, chi paga sono sempre io. Ma io non capisco. No, qui dico se c'è uno che paga, sono io, ha capito? Paga lei, babbo? Sì, pago io. Mi permette? Cos'è? È il conto, 16.000 lire. Ci ha fatto un buono sconto che siamo dell'oro.